Ciao a tutti, cari amici del canale, ben ritrovati. Breve video unboxing. Oggi parliamo di un prodotto che mi è appena arrivato, un prodotto Plyon Pictures, una bella collectors per il 20° anniversario del film Anchorman. Questa è una commedia girata nei primi anni 2000, era il 2004. Anchorman, la leggenda di Ron Burgundy. Questa appunto è per il 20° anniversario, edizione in 4K. Vediamo un attimino, anzi io direi di spacchettarlo prima, perché mi è arrivato proprio di recente. Edizione quindi con box rigido, protagonista Will Ferrell, è stato girato anche poi un sequel nel 2013, Anchorman 2 Fotti la notizia, quello però io sinceramente non l'ho mai visto. Qui abbiamo invece la costina con il logo della Paramount Pictures, edizione a due dischi, quindi abbiamo sia il film in 4K, il film in 1080p. Sono Ron Burgundy e questo è ciò che accade nel vostro mondo stasera. Vediamo un pochino, edizione questa che comprende quindi disco 4K con audio inglese TSHD masterato 5.1, anche la traccia italiana, francese, tedesco, spagnolo, giapponese in Dolby Digital 5.1. Diamo un'occhiata adesso invece ai contenuti che ci sono all'interno. Abbiamo il film in questa custodia Amarai e poi tutti i contenuti speciali all'interno della classica cartelletta. Allora, vediamo un pochino prima il box. Come detto, è un box rigido, il classico box Paramount, mentre qui abbiamo l'Amarai con quest'altro artwork con i protagonisti, custodia, e questo è invece il retro, ripeto, tutto uguale a parte la copertina frontale. All'interno abbiamo i due dischi. A differenza invece dell'edizione estera, a noi manca il disco con i contenuti speciali, peccato, quindi è monco di contenuti speciali la nostra edizione italiana, bene, per modo di dire. Poi all'interno di questa cartelletta, ecco qua, cartelletta con il logo del canale, quindi abbiamo questo adesivo sempre con il logo del canale, poi abbiamo questo booklet The Many Months of Burgundy, ma spero di pronunciarlo bene, Burgundy, sfogliamolo con tutti gli appunti, gli appuntamenti mese per mese, anche qualche immagine, Will Ferrell, un grande della commedia americana. Siamo arrivati a dicembre. Io al posto del disco bonus avrei messo magari il Blu-ray del secondo film, in modo da rimpiazzare il disco mancante. Comunque, poi qui abbiamo delle cartoline. Togliamo la fascetta. Cartoline, insomma, di cartone abbastanza robusto. Dietro abbiamo anche delle frasi del film. Altra immagine del film, grande Steve Carell, qui col cane, e poi abbiamo quest'ultima, ecco qua. Poi vediamo cos'altro abbiamo. Abbiamo delle altre card che sembrano come delle figurine. Cosa sono? Allora, sempre con i personaggi, Ron, e dietro abbiamo un po' tutto ciò che riguarda questo personaggio, l'altezza, il peso, insomma un po' tutto. Veronica, giro così se siete proprio curiosi di sapere tutto su questi personaggi. Brian, poi abbiamo Brick, Steve Carell, e infine Champ. Ma non è tutto, perché poi abbiamo anche il poster.
un posto che dovrebbe essere, credo, una 3. Dovrebbe essere una 3 a facciata singola. Ecco qui, sempre poster localizzato in lingua originale, quindi senza una cover alternativa. Abbiamo soltanto questa immagine. Comunque abbastanza ricco di contenuti cartacei, non mancano. Ripeto, questa edizione più che altro dispiace per la mancanza del disco extra con i vari contenuti speciali, perché comunque è abbastanza ricco per quello che ho potuto vedere dalle varie cover estere. Comunque ci accontentiamo, dai, con questa edizione per il 20° anniversario di Anchorman. Bene, io vi ringrazio per aver visionato questo brevissimo flash unboxing e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video. Ciao a tutti!